tentative della sua ricerca, un angelo ribelle, un paesaggio del periodo iniziale, un quadro astratto, cosiddetto astratto degli anni 30, una Malassunta, tocca a voi esprimere i vostri giudizi e porre delle domande se ne avete. Senta Trombadori, se lei parlava di continuità nell'opera di Vicini, ma non le sembra che ci sia, non dico un'incoerenza, comunque un salto tra il suo periodo geometrico, questo quadro che ho alle spalle, in cui lui sembra studiare più a fondo, forse Mondrian, e invece un suo ritorno, non dico al figurativo, comunque a un recupero onirico, quasi surrealista, che è il bellissimo periodo delle Malassunte? No, io continuo a essere dell'opinione che questi salti non sono così traumatici nell'opera di Vicini. Evidentemente ci sono dei cambiamenti, diciamo così, se mi posso esprimere con un termine che forse a Licini sarebbe piaciuto, il suo periscopio che emerge dalle belle campagne di Montevidon Combatte o di Montevidon Corrado, Montevidon Combatte è un altro paese che sta lì vicino e che Licini vedeva, questo periscopio ricercatore favoloso e sognante scopre cose diverse, mica tante poi, perché non è così tumultuoso il mondo di Licini. Licini è un pittore che va verso la riduzione del panorama, delle cose che si vedono, e verso l'allargamento infinito della profondità di introspezione, a mio avviso. Non è che cambiando stile o cambiando oggetto egli muti il suo rapporto col mondo, lo matura. Ecco, io ho parlato anche di maturazione una volta, e tutte queste cose non me le sono però cavate dal mio taschino né dalla mia invenzione, sempre le ho ricavate leggendo Marchiori, attentamente, e Marchiori può aggiungere qualche cosa a questo proposito. No, dicevo appunto che si tratta di una geometria lirica, come diceva lui. In fondo, il periodo astratto di Vicini è un periodo così, di un certo momento, vero, di violenza contro se stesso anche, diciamo, vero? Gli ha detto... io ho distrutto 200 opere figurative, ecco, era un'azione, era così, cioè era un gesto che per lui importava moltissimo. Sì, probabilmente. Ma non è, vedi, che sia bastata l'astrazione, non gli è bastata affatto l'astrazione, tanto è vero che, vedi, ha incominciato con altre cose immediatamente dopo, cioè, se arriviamo al 35, è vero, con l'astrazione, fino al bilico, ecco, quello, al bilico, e poi altre cose che lui fece, ma già... Per esempio anche in quel quadro che abbiamo qui si vede già che c'è un fondo astratto, si intende, c'è uno schema astratto, però i piani, gli spazi sono dei piani modulati. Certamente. E si vede sempre il pittore. Si chiama addentare. Sì. Ma quale pittore astratto avrebbe chiamato un quadro addentare e per giunta dove è chiaramente visibile? Una sorta di mascella. Ah, naturalmente. Il che non significa però, perché poi... Licini fosse un pittore che andasse alla ricerca di un rapporto fra il titolo dei suoi quadri e la figuratività oggettiva dei suoi quadri. Questo non vuol dire però, non vuol dire nemmeno che egli fosse immerso totalmente nell'astrazione come cosa fine a se stessa. Ecco, quello che si può dire secondo me è questo, che Licini mette sempre il linguaggio al servizio di un contenuto. E questo contenuto è la sua fantasia ed è la ricerca del mondo, la ricerca della verità esistenziale del mondo, attraverso una profonda fantasticheria. Sì, sì. Ma l'abbandono di questa forma di astrazione geometrica è stato un ritorno indietro per Licini. E perché un ritorno indietro? No, casomai è stato un andare avanti. No, si è completato, anzi, nel migliore dei modi. Uno sviluppo. È uno sviluppo e uno svolgimento che è avvenuto. Io non so se la macchina può inquadrare la chioma di quell'albero. Ecco, quello è un paesaggio dei primi tempi, sì, quando sì. Lui non era forse nemmeno sfiorato ancora dal problema dell'astrattismo, eppure lo era profondamente, ed era già sfiorato anche da un'altra cosa che viene fuori molto forte dopo, quel senso onirico e quasi surreale che c'è così evidente. Ma non surrealista. Surreale ma non surrealista, cioè non c'è mai ideologia, questa è una cosa giusta. È una cosa nuova anche alla quale Marchiori ci invita a riflettere. Ecco, Licini è tra i tanti pittori moderni uno che non ideologizza mai quello che sta facendo. In questo è molto simile agli altri grandi di questa epoca, per esempio a Picasso, il quale anche lui non ideologizza. Mai. E ci ha sempre compresenti tanti momenti e tutti unificati in questo prepotente rapporto col mondo in Picasso, qui in questo dolce rapporto col mondo e in questo anche malinconico e triste rapporto col mondo, di una tristezza profonda però filosofica, leopardiana. Si è sentito spesso qui la parola onirico, a me sembra che si adatti in modo particolare al quadro della Malassunta, luna sul fondo blu che abbiamo qui alla nostra sinistra, tanto che penso che
si potrebbe riallacciare.